a tutti, eccoci tornati in un video, tornati in un video con Alessia Ruzzo, abbiamo una ospite Ciao. e lei appunto è Alessia Rux, Alessia Rux su dappertutto, su Instagram, Facebook, il blog, blog. Twitter, tutto. Lei è una mia valida assistente perché fa delle foto spettacolari e quindi abbiamo deciso di fare insieme una serie di video per i regali di Natale, quindi darvi delle idee regalo di Natale da girare appunto in questo periodo e da mostrarvi prima di iniziare a fare i regali di Natale. Partiamo quindi con un video sui gioielli, perché ovviamente noi donne amiamo i gioielli come le borse, come le scarpe, come quello che volete, e quindi abbiamo pensato di darvi delle idee regalo appunto inerenti al tema dei gioielli, divisi così per varie tipologie, quindi mamme, Sì. nonne, zie, amiche, La suocere, vediamo un nonna, po'. pure Vediamo che zia. cosa esce, ecco, ve la buttiamo così Beh, e sì. vediamo un po'. Allora, parto io. Questo video, tra l'altro, ci è stato gentilmente offerto da un negozio qui a Bari, che è veramente bello, che si chiama Sharaboon, che è anche uno shop online, che mettiamo qui sotto nel box info, e appunto ha diversi gioielli con pietre preziose, argenti, metalli, e vi mostro appunto le cose che lui mi ha gentilmente prestato per questo video. Allora, Mostrami. partiamo con un bracciale. Partiamo con un bracciale idea regalo direi per noi mamme o per tutti quelli che hanno problemi di schiena avendo dei bambini da portare sempre insieme. Ed è appunto un bracciale tipo questo che io ho già preso per me, tra l'altro, ed è un bracciale con l'ambra, perché dovete sapere che l'ambra ha delle proprietà e fa passare dolori di schiena alle articolazioni e per i bambini dolori ai denti. E io l'ho provato su Carlotta perché ho preso pure per lei un bracciale, cioè una collanina con l'ambra che poi ho utilizzato a mo' di bracciale e funziona realmente perché lei ha messo già 6 denti e non sta avendo tantissimi dolori. E quando l'ho messo anch'io, effettivamente, io che soffro di cervicale, qualche dolore si è alleviato. Ora non so se tutto frutto della nostra immaginazione, però si dice che l'ambra faccia bene per questo. Quindi, ottimo regalo potrebbe essere un bracciale di questo tipo con la pietra appunto ad ambra ed ha un costo sui 40 euro più o meno. Vai Alessia, tocca a te. Tocca a me, allora io inizio subito con il mio pezzo preferito, cioè una cosa che regalerei anche a me stessa. Questa collana, eccola, la vedete bene così, è di metallo e ha un costo abbastanza ridotto. E mi piace il fatto che abbia tante medagliette e possa arricchire anche il più semplice degli outfit. Ecco, io per esempio sono vestita di nero come al solito, me la metto su e, attenzione, sembra un bavaglino, e può diventare veramente, può cambiare una felpa, una semplicissima felpa nera da così a così. Perché mi piace, chi la regalerei? La regalerei a me stessa e poi all'amica che ama la moda, che ci tiene molto a vestirsi in una determinata maniera. Secondo me si può indossare sia durante il giorno che durante la sera, perché essendo in argento e non essendo colorata, non avendo pietre, si può benissimo ruotare in qualsiasi momento della giornata, secondo me. Vi Ovviamente consiglio tutte queste che. sono idee, regalo che voi potete trovare in qualsiasi, penso, come tipologia, ecco, negozio Sì, di di gioielli, bijou, di sì. bijou. Poi Ovviamente questi sono quelli che abbiamo scelto noi. questa va un sacco, cioè, ne ho viste parecchie in giro di vari brand, da vari negozi, quindi la potete trovare facilmente. Se vi piace il genere, a me piace un sacco. E niente, quindi questa è la mia prima proposta. Altra proposta, io rimango sempre in tema bracciali e sono questi bracciali rigidi, ve ne mostro due insieme perché questo video durerà 40 ore. Ecco. Allora, li ho scelti nel colore verde perché comunque è un colore Brava. dell'anno, Sì, poi un trend. è il mio preferito, quindi va bene così. E poi mi piace molto. E sono bracciali semplicissimi, uno più piccolo e uno più grande, da indossare insieme a tanti altri bracciali. Cioè, li metterei insieme ad altri bracciali, magari questo è un po' più troppo grande per il mio polso, però questo qui, per esempio, sono tutte in pietra, agata, mi sa che Sì, io disse non sono che molto, non non mi mi ricordo ricordo molto bene, sono un po' discola neanche io. E in questo comunque verso. sono appunto bracciali da indossare con altri bracciali, questo veramente ha un costo bassissimo.
25-30 euro. Sì, questo costa un po' di più perché appunto, ma neanche tanto, sulla quarantina, perché è lavorato, come vedete, e dovrebbe essere sempre Agata. Comunque, bracciali in pietra dura, rigidi, da indossare insieme a tanti altri bracciali. Hanno un nome particolare quando indossi tanti bracciali? Molto. Arm party, più o meno. Arm party, arm vedete, party. Lei è proprio l'esperta. E nulla, quindi questi da regalare sempre ad amiche, sorelle che amano avere appunto tanti bracciali da indossare. E questa è la mia proposta. Ok, sempre rimanendo in tema bracciali, io me ne propongo un altro, sempre col verde, che è questo qui. Si tratta sempre di un bangle, quindi un bracciale rigido, ed è in argento con una pietra, non mi chiedete qual è perché non me lo ricordo, però è verde, è molto carina, poi il mio colore preferito. Questo a chi si potrebbe destinare? Allora, innanzitutto sta così. Io lo preferirei da solo, cioè indossato senza altre cose, senza altri bracciali o orologi, perché è molto particolare nella sua semplicità e secondo me la sua attenzione deve essere focalizzata unicamente su di lui. A chi si potrebbe regalare? All'amica, un'altra amica, a me perché mi piace, alla sorella, la sorella perché comunque, alla zia, insomma dipende sempre dai gusti, però comunque lo vedo molto giovanile e soprattutto anche molto attuale, quindi secondo me potreste tranquillamente destinarlo a chi volete. Io però propendo di più verso la sorella o la zia, perché non lo so, perché mi fa pensare a loro. E niente, quindi questo è un altro, sempre verde. Flavia. Ok, sto montando l'altro regalo che è sempre destinato ovviamente a future mamme ed è il famosissimo Chiama Angeli, che secondo me è un regalo bellissimo, poi se in argento è ancora meglio. Anche questi non costano tantissimo, dipende appunto dal materiale che decidete di acquistare, e c'è anche in argento indiano, ce ne sono tantissimi. Quello che ho scelto io è appunto lavorato ed è bellissimo per una futura mamma, perché appunto a seconda della lunghezza della collanina, io l'ho preso molto lungo, arriva proprio sul pancione, suona sbattendosi, sentite appunto il suono molto così melodioso, e dovrebbe essere il richiamo degli angeli, ma non è vero, in realtà è appunto un suono che dà solo fastidio al bambino nella pancia. No, scherzo, comunque è molto carino ed è un regalo sicuramente fatto col cuore, quindi ad una futura mamma. Ha un significato. Beh, sì. Ora toccherebbe a me. Ne prendo in esame due cose insieme, perché io a chi destinerei queste cose? All'amica, non tanto amica, alla conoscente. All'amica che si odia. All'amica che non si è un buon rapporto, insomma, quell'amica perché lì. Perché gli fai regalo allora se non è un buon rapporto? No, per appare, perché sì, fare. Perché magari si esce, quindi lei te lo fa, quindi per, vabbè, questi discorsi meramente logistici. Che cosa si potrebbe destinare a questo tipo di amica un po' così? Allora, c'è questo braccialetto che sembra semplice, però in realtà è molto carino perché dovrebbe essere sempre agata, pietre verdi, e la forma delle pietre è molto particolare perché sono quadrate, non sono le solite pietre tonde, e quindi aderisce bene al polso. Anche questo io lo vedrei bene indossato ad altri della stessa tipologia, oppure a bracciali con catene insieme ad orologi, scusate, e magari anche insieme a questo tipo di bracciali. Questo è interamente in argento, ci sono delle palline. Ecco, ora vi faccio vedere anche come sta. Molto Tiffany, sì, con questa chiusura, come si chiama questo tipo di chiusura? A T, sì, che guardate come stanno bene insieme. Si crea un movimento, anche un gioco cromatico, la luce data dalle palline d'argento e un po' di colore dato dalle pietre colorate. Se vi piace, all'amica che è un po' così, glielo potete regalare, o uno o l'altro, non insieme, perché poi è troppo. Tra l'altro quello lo volevo pure io. Quindi me lo regalerai? Sì, ma tu non sei l'amica un po' così. Oh, okay. Tu sei l'amica, la collaboratrice, insomma. Dai, te lo regalo io. Vabbè, bravo. Invece alla suocera o alla mamma. Sì. Però sono due cose diverse, la suocera e la mamma. Che cosa regaliamo? Meglio la mamma. Vediamo che se muove la suocera, avete questo video. No, vabbè, io dico... No, vabbè, sì, giusto. Oh. Avete ragione. Ho le suocere. Allora, regaliamo un bellissimo bracciale tipo questo, bellissimo. Potrebbe essere mi piace molto carino, soprattutto alle mamme o alle suocere che amano
non apparire, però amano i gioielli. Ad esempio, io avevo mia nonna che aveva uno scrigno, me lo ricordo da piccola, aveva uno scrigno pieno di questi gioielloni di pietre dure o anche bigiotteria, sì, però di un certo livello, che si usavano prima queste pietrone, braccialoni. Anche mia nonna, quindi. E infatti io amo queste cose proprio perché forse mi ricorda questa cosa dell'infanzia. E comunque mi piace questo bracciale perché appunto tutto tempestato di pietre così. È molto luminoso, sì. Ed è molto luminoso. Secondo me questo potrebbe essere un'ottima idea regalo per appunto mamme, nonne, non so, mi dà comunque di signora come bracciale. Beh sì, io non lo metterei, forse. Ma io sì, però appunto ormai sono avanti con l'età, con gli anni. Oppure, rimanendo sempre in tema, mamme e suocere, sì, zie o anche nonne, una tipologia di collana proprio classica con le varie pietre. Questa è impreziosita da questo charms, possiamo dire, ciondolo, in realtà incastonato all'interno, e sono appunto tutte pietre preziose. Anche questa è agata e forse ambra, forse tutte e due agata. Fabio ci ucciderà, non chiedete, dopo che avrà visto questo video, so. Sì. Ed è carina. Ad esempio mia suocera ama molto le collane con le pietre così, quindi questa potrebbe essere un'idea regalo per lei. E costa sulla cinquantina di euro, quindi fattibile. Beh, sì. È molto carina, soprattutto con un tailleur, un maglioncino semplice. Comunque sono le collane comunque con pietre preziose, sicuramente risaltano molto l'outfit che uno sceglie, cioè, beh, quindi sì, uno si può vestire veramente in modo molto semplice, indossare una bella collana colorata e il gioco è fatto. Esatto. Invece io posso proporre dei regalini da fare, diciamo, alla collega del lavoro. Magari non la conoscete bene, non c'è un grande rapporto, però insomma ci si fa regali tra colleghi per piacere, peraltro, e si può decidere di virare su degli anelli. Questi sono stupendi. Allora, uno pietra verde, ovviamente, io scelgo sempre le cose che piacciono a me, e l'altro è, si tratterebbe quasi di un cameo di lapislazzuli, perché la lavorazione, no, cameo, non so ragazzi, però è blu con un uccellino intagliato all'interno, ed è stupendo, inoltre è lavorato, guardate che bello, è lavorato sui lati. Questo, volendo, si può anche regalare a un uomo, ora che ci penso, perché è una tipologia, se ci sono gli uomini che usano gli anelli, per esempio io stessa al mio ragazzo gliene ho regalato uno, e questo può essere tranquillamente definito unisex, invece questo qui più da donna. Poi sì, magari prendete quelli che hanno la regolazione, cioè che si regolano. Ah sì, adatto qualsiasi, questo per esempio, ecco, non ce l'ha la regolazione, però insomma è argento, credo, cioè, che si potrebbe comunque anche far stringere. Questi sarebbero argento 925, pietre naturali, un po' lavorati. Insomma, l'anello sì è una cosa personale, però diciamo che piace sempre un po' a tutti. Quindi con un anello così, che comunque va di moda, secondo me andate sempre sul sicuro, almeno mia opinione. Andiamo avanti con questa fai tu e questa faccio io. Ok. E questo che manca. Andiamo avanti con lo snake, il famoso snake. E appunto sono questa tipologia di collane che io regalerei anche a un uomo, in realtà magari più sottile. Sì, forse. Perché sicuramente un ragazzo, non un uomo magari adulto. Poi non si sa mai, però. Per esempio mio marito, quando ci siamo conosciuti, portava tantissime collanine, che a me piacevano un sacco. E avevo una collana tipo questa, però non così lucida, di quelle un po' più opache. Ah, ok. Me lo ricordo, che aveva questa collanina. Forse per quello l'ho scelta, perché mi ricorda inconsciamente. A me piace tantissimo, cioè la trovo veramente carina. Sì, si chiama Snake. Snake. Ed è molto carina, secondo tipo me. Tipo Pandora, per intenderci, braccialetti. Cioè, così, semplice, da indossare in realtà anche forse con altre collanine, così. Sì, io la metterei sovrapposta, magari con di diverse misure insieme. Un ciondolo, potete decidere di attaccarci, cioè di infilarci. Sì, molto bello. È molto versatile.
Secondo me anche per un uomo, magari non così lucida, però ce ne sono di diverse tipologie e anche diverse dimensioni, può essere carina come regalo, quindi questa me la tengo perché mi piace. Ecco, vabbè, già si è appropriata. E poi, che altro vi posso proporre io? Dai, alla fine sono cose tutte femminili, quindi potete giostrare un po' come volete. E questo qui lo regalerei alla, diciamo, la cugina con cui avete un bel rapporto, tipo io, vabbè, niente. Sono più piccole, vabbè, poi io sono un orso sociale. Allora, questo bracciale, cioè si è infilato il cartellino, ecco. Questo bracciale è molto particolare perché indossato sembra rigido, ha l'apparenza di un bangle, invece è molto morbido e si modella col polso. È molto ha un gancetto qui, dei gancetti lavorati, eccoli. E niente, si può, alla fine se si gira non fa niente perché comunque anche dalla parte del gancio sembra, sembra fatto apposta praticamente. A chi lo regalerei? Alla cugina, a me, sempre a me, tutto a me perché sono cose che mi piacciono. È in argento e il suo prezzo è... questo, no, questo non lo regalate, cioè costa un po' di euro. Compratelo per voi, fatelo regalare. Fate un investimento, è tutto fatto a mano, compratelo per voi, non lo regalate a nessuno perché costa troppo, ok? Però, sì, sui 300 costa, 300. Invece alla cognata che adora gli orecchini, almeno mia cognata adora gli orecchini, una cosa simpatica, diversa dal solito. Sì, molto, questo condivido. Sono troppo teneri. Sì, sono troppo teneri. Ah. Sono degli orecchini con gli uccellini, che tra l'altro quest'anno sono stati veramente il must have di ogni e-commerce, da H&M, ovunque c'erano uccelli, ovunque praticamente. Sulle maglie, sui cuscini. Tutto. Allora ho pensato a questi orecchini, che sono molto carini, suonano, e sono un ottimo di regalo. Non costano tanto, siamo sempre sui 30-40 euro, ovviamente in argento e pietre, quindi non stiamo parlando di metalli di acciaio o di... di acciaio, stiamo parlando comunque di argento o di pietre. E secondo me sono molto carini per chi ama gli orecchini lunghi, sono una cosa diversa dal solito. Quindi abbiamo terminato la nostra idea regalo gioiello, chiamiamola così. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete delle idee o delle proposte video da fare, scriveteci, noi vediamo che cosa riusciamo a fare. Cercheremo di farne il più possibile a seconda dei vari argomenti. È una prova, un'idea, vediamo. Speriamo che piaccia. Se vi piace, un like qui sotto al video e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!